Telespettatrici e telespettatori di Rossini TV, buongiorno, benvenuti a Casa Rossini per questa puntata che conclude non solo la settimana ma anche il mese. Ne avremo ancora per un altro mese per stare insieme con queste nostre dirette del lunedì, mercoledì e venerdì. Come vedete dall'orologio siamo appunto in diretta, potete utilizzare gli strumenti per comunicare con noi, anche per interagire con gli ospiti che avremo in diretta nel corso della nostra mattinata. 351-708-9977 il numero attraverso il quale con WhatsApp potete anche mandare domande, messaggi vocali, fotografie, brevi filmati, insomma tutto quello che ritenete possa essere utile farci avere, e lo stesso con Casa Rossini, @rossinitv.it, che è la mail riservata e dedicata al nostro programma. Oggi è venerdì 30 aprile e lanciamo una domanda per il nostro divertente e scherzoso sondaggio del giorno. La domanda è riferita alla giornata di domani, che è il 1° maggio, e la domanda è: farete un pranzo in casa oppure al ristorante, naturalmente rigorosamente all'aperto, visto che questo consentono le norme? Fateci sapere qual è la vostra scelta, su quale scelta vi state orientando. Lo state già facendo perché, come forse sapete, i nostri sondaggi vanno sui nostri social già da qualche ora prima dell'inizio della trasmissione. Durante la trasmissione vi faremo sapere quali sono gli esiti. Oggi è il 120° giorno del calendario gregoriano, mancano 245 giorni alla fine dell'anno. Secondo il nostro libro Personology è il giorno del sovraccarico dei doveri. La Chiesa Cattolica celebra San Pio V, Papa, al secolo Antonio Ghisleri, teologo e inquisitore domenicano, operò per la riforma della Chiesa secondo i dettami del Concilio di Trento. Era intransigente tanto nel governo dello Stato Pontificio quanto nella politica estera, fondò la sua azione sulla difesa del cattolicesimo e ha anche scomunicato la regina Elisabetta I d'Inghilterra, perché siamo nel 1500, appunto, per quanto longevo la regina Elisabetta ancora non c'era quella che conosciamo noi oggi. L'evento storico che abbiamo scelto per il 30 aprile risale al 1993, per cui relativamente recente, ed è la data nella quale il CERN, che è l'Organizzazione Europea per la Ricerca Nucleare, con sede, come tutti sanno, in Svizzera, ha annunciato che il World Wide Web sarebbe stato gratuito per tutti. Il World Wide Web è nato al CERN nell'80, inizialmente come progetto marginale chiamato Inquire, basato sul concetto dell'ipertesto. Questo è il computer sul quale è stato sviluppato e questo è il primo browser che è stato utilizzato per navigare, per fare tutto quello che noi adesso facciamo con la massima semplicità usando i nostri spesso i nostri telefonini. E tutto questo all'inizio era riservato al CERN, poi è stato aperto alla popolazione mondiale. Appunto il 30 aprile è stato annunciato che sarebbe stato libero per tutti e gratuito. Nel 93 fu anche lanciato appunto il primo browser grafico, che si chiamava Mosaic. Da quel momento lo sviluppo del web fu inarrestabile. Pensiero del giorno anche oggi è una citazione firmata da Eleanor Roosevelt: oggi sei più vecchio di quanto tu sia mai stato e più giovane di quanto sarai mai. Sembra una banalità, ma sarebbe bello ricordarselo ogni tanto e ogni giornata. Come vedete ho indossato la mascherina perché siamo arrivati nel momento in cui ringraziamo, come sempre, per l'allestimento dello studio Gulliver e Tiziano Donzelli, a presentare il primo ospite della giornata. Con molto piacere, con molto onore, vi presento in studio la presenza di Mirko Carloni. Buongiorno, buongiorno. Mirko Carloni, buongiorno. Assessore nonché vicepresidente della Regione Marche, al quale naturalmente diamo il benvenuto. Grazie a voi, grazie a Rossini TV, buongiorno a tutti i vostri telespettatori. Allora, noi con tutti gli ospiti, quasi tutti, facciamo un piccolo gioco, che è quello di andare a esplorare il libro Personology, che è un libro che ha la presunzione scherzosa, naturalmente, di affermare che rivela il linguaggio segreto delle date di nascita. Noi abbiamo un 14 gennaio, giusto? Sì, io sono nato il 14 gennaio e anche mia figlia è nata lo stesso giorno. Allora scopriamo per entrambi quali sono le caratteristiche del giorno. È il giorno dell'integrazione. I nati il 14 gennaio sono persone audaci, sempre impegnate e coordinate a integrare le diverse sfaccettature della vita e della sfera professionale. L'abilità di vedere le cose organicamente nel loro complesso li differenzia da coloro che si perdono nei dettagli. Direi che come inizio non c'è male, no? Devo dire che mi rappresenta anche abbastanza. Molto bene. Nati in questo giorno Giulia Andreotti, Faye Dunaway, l'attrice statunitense molto famosa,
Pietro Metastasio, e ho detto niente, e Albert Schweitzer, il medico teologo, musicologo e missionario tedesco. Pregi, indomito, coraggioso, organizzato, con questo bel quadretto direi che possiamo cominciare la nostra chiacchierata. Beh, non è male, no? Non è male. Allora, avevamo due possibilità, parlare di tutto o focalizzarci molto su qualcosa. Scegliamo di cominciare a parlare, a focalizzarci su qualcosa, ma prima, come da tradizione della nostra trasmissione, noi abbiamo la possibilità di dare un'anteprima che ci ha svelato proprio 30 secondi prima di andare in onda. Ieri lei ha incontrato il ministro Patuanelli per un incontro, immagino, istituzionale, nel quale avrete detto cose importanti. Ci può svelare qualcosa? Sì, abbiamo fatto il punto sull'agricoltura marchigiana e sulle opportunità che possono esserci, anche grazie al recovery, e quindi vorremmo sfruttare al massimo questa grande opportunità per far diventare l'agricoltura di questa nostra regione ancora più forte, organizzata e competitiva. Ho presentato al Ministro alcune idee, la più importante che è quella legata alle filiere produttive. Nelle Marche noi abbiamo dei grandi produttori distributori anche a livello internazionale, ma le filiere che conferiscono il prodotto originale non ci sono più. Se pensiamo a prosciutti di Carpegna, per esempio, non hanno nessun allevatore delle Marche che conferisce maiali allevati nelle Marche, oppure ad esempio Fileni ha una filiera che molto spesso non riesce più a far crescere, oppure Copperlat per il latte, la zootecnia da latte non viene più fatta nelle Marche da molto tempo, sono rimaste pochissime le stalle che producono latte, e ugualmente Sabelli, penso ad Ascoli, ha la stessa problematica, il latte lo deve comprare altrove. Quindi cosa significa? Significa che ci sono degli ampi margini di crescita su cui far ritornare alcune filiere produttive che non sono più presenti, nonostante che abbiamo dei grandi trasformatori e grandi commercializzatori di prodotti agricoli. Quindi qual è il progetto? Agganciare la filiera agroindustriale alla filiera agricola e fare in modo che tornino di moda rifare gli allevatori, rifare l'agricoltore. Ovviamente questo comporta un costo anche da parte dell'amministrazione, con degli investimenti strutturali sulla logistica, sul fatto di investire in modo tecnologico nelle imprese agricole in modo che siano competitive e possano fornire alla grande industria, in modo da essere, diciamo così, compliance con le politiche anche sanitarie. E c'è tutto un progetto che io voglio mettere in piedi insieme al Ministero che permetterà di fare un investimento straordinario rispetto a quello ordinario. E poi c'è quello ordinario del PSR per i prossimi due anni, che abbiamo condiviso col Ministro anche alcune scelte sul riparto, che per le Marche vale circa 200 milioni di euro in due anni, quindi sono risorse importanti che devono essere investite per far crescere le nostre imprese e fare in modo che sia sostenuta la volontà di investire, la volontà di crescere, di fare miglioramento ambientale e miglioramento agricolo. Credo che su questo ci saranno anni molto importanti per il nostro territorio, quindi è un treno che dobbiamo assolutamente cogliere insieme ad altri progetti che abbiamo, tra cui il distretto del biologico, che è un grande tema di cui abbiamo parlato ieri. E adesso parleremo anche di questo. Mi viene una domanda, perché io naturalmente ho un po' questa mia abitudine di ascoltare con attenzione quello che viene detto, e mi scaturiscono domande anche un po' estemporanee ma sempre a tema. La domanda è questa: lei arriva alla vicepresidenza della Regione Marche nelle ultime elezioni, ha 22 deleghe, e come mai questa passione per l'agricoltura, che vedo che la sta prendendo proprio in maniera molto forte e molto sul serio? È una cosa che c'era già prima, per cui si è fatto assegnare la delega, o siccome ha molte delle deleghe che hanno a che fare e allora si è dovuto interessare? No, devo dire che le deleghe cerco di portarle avanti con la stessa serietà. L'agricoltura ha la possibilità di avere tanto margine di crescita, e soprattutto c'è un frazionamento imprenditoriale che in qualche modo finora non è stato messo a fattore comune, non so come spiegare, cioè il potenziale economico del settore agricolo nelle Marche, che è inevitabilmente legato da un lato all'enogastronomia e dall'altro al turismo, che ha potenzialità di crescita enormi. Secondo me questo è una delle sfide che abbiamo davanti, cioè farlo diventare il nostro vero motore economico e soprattutto la rinascita delle aree interne e anche delle nostre città, perché la nostra regione ha un grande potenziale appunto attraverso prodotti che parleranno di essa. Io ho sempre pensato che il tema dell'enogastronomia, mi occupo di turismo, sia un tema importante ma non sia qualificante e distintivo. Perché? Perché
diciamocelo sinceramente, in Italia si mangia bene un po' dappertutto. Ho vissuto in Trentino, ho vissuto in Friuli, se parlo e penso alla Val d'Aosta, insomma è difficile dire qui si mangia bene e dall'altra parte no, no? Però proprio per questo mio pensiero, penso che questa idea del discorso del distretto biologico sia un'idea molto potente. Io ieri mi sono guardato un po' i comunicati, ho studiato un po' la situazione e credo che questo renda l'enogastronomia un tema distintivo, cosa che invece genericamente è vero, ognuno ha il suo prodotto, però quando si parla di livello regionale non è che si può poi andare a dettagliare le centinaia di prodotti che sono sul territorio, c'è il rischio di disperderli. Invece il biologico lo vedo come un argomento molto forte, molto potente. Infatti ha centrato l'argomento. Noi, se lei fa un piccolo esercizio di pensare ad altre regioni, se uno pensa alla Toscana, per esempio, gli vengono in mente immediatamente dei prodotti. Pensa al Piemonte, lo collega a dei prodotti agroalimentari, enogastronomici, vitivinicoli. Noi purtroppo abbiamo tantissime cose, dico purtroppo, non nel senso negativo, ma che non sono mai state fortemente identitarie, e quindi le marche al plurale, con un frazionamento così forte, con anche un atteggiamento divisivo, per a volte anche tra vallate stesse, tra province stesse, non ha mai fatto una comunicazione unitaria che identificasse il prodotto, la nostra caratteristica principale con il territorio, quindi l'identificazione di una regione con dei prodotti identitari che lo facciano diventare forte. Questo è fondamentale soprattutto nel marketing territoriale, quindi noi riteniamo che l'operazione del distretto bio sia un tema che farà molto bene all'agricoltura in generale, anche quella convenzionale, ma soprattutto all'immagine delle marche. Perché? Quando siamo arrivati c'erano diversi distretti che stavano crescendo, stavano nascendo, alcuni non erano ancora nati, altri erano in procinto di esserlo, ma soprattutto c'era sul biologico un'idea di frazionarlo, di fare più distretti del biologico. Io, anche con una certa difficoltà in un primo momento a spiegare questa cosa agli imprenditori, alle associazioni agricole, ho detto che la proprietà che noi abbiamo su questa materia è talmente importante che non possiamo permetterci di disperderla. Cioè, noi abbiamo il 22% di superficie agricola biologico, abbiamo 4.000 imprenditori che fanno biologico, cioè, abbiamo la percentuale più alta d'Europa, e quindi se riuscissimo a fare un distretto del biologico, tutto complessivamente, dai prodotti dalla carne al latte, passando per il miele e il vino e tutti i farinacei e quant'altro, se tutti i prodotti agricoli del biologico stessero in un unico contenitore, noi saremmo la regione con il più grande quantità di biologico d'Europa, e quindi ci potremmo vendere anche dal punto di vista proprio della comunicazione, del marketing, una agricoltura particolarmente sostenibile, attenta alla qualità, attenta alla salute, e un modo di fare anche i prodotti alimentari, quindi i beni che noi mangiamo, sotto una forma di grande attenzione anche alla salute. Siccome questo è un tema molto forte per ovvie ragioni ed è in crescita, perché i trend di consumo dei prodotti biologici sono in crescita, il fatto di poter identificare i prodotti biologici, che purtroppo sono identificati a livello europeo, quindi non possono avere una caratterizzazione locale, con un brand locale, quindi con una denominazione marche, secondo me rappresentava una grande opportunità per le aziende, per gli agricoltori che fanno molti sacrifici, che fanno un'agricoltura che è più dispersiva, che costa di più, che ha meno resa. Allora, questo fatto piano piano sta entrando nella cultura, tanto che ieri siamo arrivati ad avere già quasi 600 iscrizioni, quindi 600 imprese hanno dato l'adesione al distretto. Quindi dalla prossima settimana inizierà una campagna di comunicazione importante per far aderire al distretto. Quando sarà costituito, sarà il distretto del cibo più grande d'Europa, e questo ieri anche questo di cui ho parlato col ministro, e vorremmo, l'obiettivo è questo, nel 21 febbraio del 2022 presentare il distretto bio delle Marche a Dubai, dove andremo nella settimana dedicata all'agricoltura e al cibo a rappresentare la nostra bella regione in modo forte, unitario, identitario, dicendo che è la regione col più alto valore
qualitativamente e anche numericamente di prodotti biologici fatti con la rispettando la biodiversità, con l'attenzione alla qualità e alla sostenibilità. Io credo che questo sia il miglior spot che noi possiamo fare alla nostra terra, non solo in termini di rilancio e di valore aggiunto dei prodotti, perché ovviamente se è percepito come maggiore qualità il prodotto può costare di più e quindi dare maggiore vantaggio a chi lo produce, ma soprattutto può creare una narrazione che ci serve per poter attrarre turisti che cercano questa tipologia di territori. Immagino che non sia stato facilissimo, premesso che questo è uno di quei temi che non sono appiccicati al territorio. Il nostro territorio aveva già una grossa tradizione, avevamo ospitato qua il sindaco Paolini che mi raccontava di quando insieme a Girolomoni avevano dato avvio a questo progetto che poi è diventato Alcenero ed era addirittura all'epoca ai confini della legge, quasi illegale trattare il biologico, per cui una storia grossa c'è e immagino come qui a Isola del Piano anche in altre zone della regione e tutto il resto. È stato difficile far capire ai vari e singoli produttori l'importanza di quest'idea? A che punto siete? È stato difficile, devo dire la verità, lo è ancora, perché ci sono tanti produttori che non hanno ancora colto l'opportunità, altri che avevano pensato di fare un distretto legato al loro territorio, alla loro provincia o addirittura al loro comune e quindi sarebbero nati più distretti. Questo probabilmente rappresentava una maggiore opportunità per la politica, ma sicuramente non è utile agli imprenditori, lo dico chiaramente. Io ho spiegato che soltanto se le Marche iniziano a diventare forti con una robusta presentazione della propria storia, della propria identità e dei propri prodotti, si riesce a battere la competitività, ad essere più competitivi. Se invece noi ci dividiamo, magari saremo forti individualmente e territorialmente, ma verremo sconfitti collettivamente. Quindi dobbiamo riuscire a superare questa nostra voglia di dividerci per essere più forti insieme. E questo è il vero tema ed è anche la vera sfida. Essere il distretto più grande d'Europa è un traguardo che dobbiamo ambire ad averlo. È chiaro che anche il superamento culturale ha una sua difficoltà, ma è una sfida che sono convinto che tornerà positivamente per la nostra regione e, come è sempre quando prendi delle scelte anche difficili, se alla fine, come mi auguro, penso di aver indicato una strada che sia quella utile all'agricoltura e al sistema agricolo, alla fine arriveranno anche i riconoscimenti. Se per farlo bisogna prendersi qualche insulto nella strada, non è un problema, perché credo che abbiamo indicato la strada giusta. Mi verrebbe una battuta: plurale va bene, ma non esageriamo, insomma. No, appunto, noi siamo al plurale, questa cosa è anche molto bella perché nella diversità c'è la nostra storia. Come diceva Ciampi, l'Italia è unita soprattutto dalle differenze, no? La verità però è che questa divisione, questo frazionamento poi alla fine ci rende deboli, specialmente quando, ad esempio, non so, ci si vuole affacciare ai mercati sud-est asiatico, no? Dove magari se tu entri, riesci ad entrare con un prodotto di grande qualità, la quantità di prodotto che devi generare è veramente importante, no? Per cui tu devi riuscire a creare dei momenti di sintesi anche per dare forza logistica al prodotto. E ci sono mercati in cui un prodotto fatto con la qualità con cui le fanno i nostri agricoltori può valere almeno 300 volte il prezzo che oggi pagano sui mercati nazionali. Quindi ci potrebbe essere per la regione Marche e per i nostri produttori un valore aggiunto altissimo riuscendo ad andare su certi mercati, e l'obiettivo è proprio quello. E ci si arriva anche, per esempio, essendo presenti all'Expo di Dubai con appunto questa identificazione. Questo potrebbe essere Una delle cose che faremo il prossimo anno, ne faremo altre ovviamente, ma sicuramente una cosa importante che stiamo organizzando è la settimana dell'agricoltura, dove noi saremo presenti come appunto a Regione Marche, e a fianco vorremmo organizzare la settimana delle Marche, e lì dovrebbe essere la vetrina soprattutto del sistema agricolo. Un altro tema importante, questo addirittura sottolineato a livello di vita quotidiana nelle case delle persone, è stato ovviamente il tema della necessità della banda larga, che ho scoperto avere anche un acronimo, questa BUL, che non conoscevo, e questa banda ultralarga che è andata a tirar fuori da un cassetto un progetto fermo addirittura dal 2016, che era lì approvato e che... Ma guardi, io tra le cose più difficili che ho fatto in questi ultimi mesi è stata proprio questa della banda ultralarga. È ancora molto difficile, devo dire, lo dico anche con molta umiltà, perché ogni giorno nascono problemi e questa cosa mi dispiace, perché
i cantieri nelle Marche per portare la fibra, la banda ultralarga, dovevano essere finiti 2 anni fa. Ok? E quindi il fatto che dopo 2 anni di ritardi alla fine dei cantieri e 3 anni dall'inizio dei cantieri ancora non riusciamo a chiudere questa operazione è veramente qualcosa di sconfortante, anche perché probabilmente fino all'anno scorso non era stata percepita l'importanza da parte di chi ci ha preceduto, l'importanza di dare connettività, specialmente nelle aree interne, e soprattutto si è scoperto quanto è stato importante in questi anni, in questi mesi di Covid, in cui la maggior parte dei servizi, ma anche dei diritti individuali, tra cui la scuola e anche la telemedicina, l'assistenza, passava per la rete, è quanto è importante dare infrastruttura, è importante quanto le strade, e questo crea disparità territoriale e devo dire anche un divario sociale. Quindi che cosa abbiamo fatto? Da ottobre, tenga conto che fino a ottobre 2020 erano stati cablati soltanto, credo, o un comune o neanche uno, adesso non ricordo bene, quindi quasi 4 anni dall'inizio del progetto non era stato cablato nemmeno un comune. Abbiamo avviato una serie di rapporti con le società che avevano vinto questo appalto dallo Stato con i soldi della Regione, perché la Regione ha messo 100 milioni di euro per fare la banda ultralarga, e abbiamo fatto delle riunioni abbastanza violente, per non dire altro, e quindi con una sollecitazione molto forte della politica, della giunta regionale, siamo riusciti a far ripartire il sistema dei cantieri, tra mille difficoltà che ancora sono presenti. L'altro ieri ho incontrato i presidenti delle province per fare un protocollo d'intesa per i permessi, perché poi tra i vari problemi si aggiungono quelli che quando si iniziano i cantieri inizia l'iter burocratico, e per ogni utenza che si allaccia bisogna chiedere un'autorizzazione, magari ad attraversare una strada, a fare una microtrincea. Quindi abbiamo deciso di fare un protocollo d'intesa complessivo che tenga insieme i percorsi amministrativi per fare meno burocrazia e semplificare. Però ecco, la cosa che mi fa piacere annunciare è che nelle ultime settimane la progettazione sulle Marche ha preso un abbrivio molto forte, e anche qui da noi a Pesaro è stata davvero un'accelerata. Nelle prossime settimane si chiuderà il comune e si inizierà a poter allacciare con gli utenti privati che lo vorranno fare, quindi credo che sarà una delle cose che verremo a inaugurare insieme a Open Fiber, che in questi mesi mi ha affiancato in un rilancio complessivo. Tenete conto che dopo il nostro impegno Open Fiber ha rimesso mano al portafoglio, ha rifinanziato i cantieri e ha dovuto ricreare anche una rete di subappaltatori e una rete anche di advisoring sui cantieri, sulla situazione, che sui ritardi talvolta ingiustificati. E quindi le dico, quest'anno ci saranno 149 cantieri nelle Marche per portare la fibra dentro le case dei marchigiani, quindi questo è veramente uno sforzo molto importante. Inoltre il prossimo anno ci hanno garantito che entro il 22, entro la fine dell'anno del 22, si finiranno tutti i comuni delle Marche che erano stati progettati. Un modo importante per utilizzare questo periodo e per prepararsi a questo rilancio economico che tutti auspichiamo, che tra l'altro viene anche sostenuto da alcune leggi, la legge sulle start-up, leggi per il lavoro, legge sull'artigianato. Insomma, da una parte si legifera, dall'altra ci si attiva tecnicamente per riuscire a preparare le condizioni perché poi, quando queste leggi vanno a regime, possano funzionare. Beh, veda, ci sono due componenti che sono i poteri delle regioni. Da un lato c'è il potere amministrativo, che è quello con cui tu intervieni sul governo reale delle cose. Pensiamo a queste scelte amministrative che erano state trascurate, alcune sono state rilanciate in un'ottica diversa e anche con strategie diverse, però amministrando dei settori che attendevano risposte. Faccio l'esempio che lei ha fatto in apertura: tornerà a mangiare al ristorante all'aperto. Ecco, mi fa molto piacere dirle che la Regione Marche è l'unica regione d'Italia che il giorno che è uscito il decreto che diceva che si potrà tornare a cena a pranzo all'aperto ha fatto un regolamento amministrativo che ho firmato io insieme al dottor Talarico, in cui abbiamo specificato che all'aperto significa dentro le verande, dei dehors, nei loggiati, nei porticati con 3 lati almeno aperti. E questo regolamento, ed è l'unico in Italia, è stato preso ad esempio da tutte le altre regioni. Ci stanno chiamando le prefetture delle altre regioni per averne copia, perché siamo l'unica regione che amministrativamente è entrata nel merito di una scelta del governo molto discutibile,
che purtroppo nella parola all'aperto ha lasciato una indeterminatezza molto grave, secondo me, per tanti ristoratori, baristi che finalmente si vedevano riaprire la loro attività. Ecco, noi in tempo reale abbiamo creato una regola amministrativamente che nessuno ha fatto appello, nessuno ha impugnato, e quindi la riteniamo valida d'intesa con i prefetti, ed è stata un'intuizione nostra, nel senso che ci siamo messi a lavorare subito per dare più chiarezza amministrativamente. Quindi da un lato l'amministrazione regionale, dall'altro qual è? La nostra funzione legislativa, che è l'altra funzione ovviamente, certo, che riguarda il Consiglio, ma la Giunta ha presentato, per quelle che sono le mie deleghe, almeno abbiamo in cantiere 8 leggi. La prima è stata approvata ed è la legge sulle imprese innovative, sulle start-up, che sarà un tema importantissimo nella sfida futura di creare ricerca e innovazione nelle imprese. La seconda legge, che è stata licenziata dalla Giunta e andrà in consiglio del mio assessorato, è sull'artigianato, perché la maggior parte delle nostre imprese sono artigiane e credo che noi dovremo fare una riflessione importante su qual è il ruolo delle imprese artigiane nelle Marche e di come renderle più competitive, perché sarà il tema del futuro. Abbiamo 43.000 imprese che sono tutte in questo settore. E poi ci sarà una legge molto significativa che andrà la prossima settimana sugli investimenti, sull'attrazione degli investimenti, sul reshore e su tutto quello che noi dobbiamo impostare per una politica futura che vede da un lato la crisi industriale per alcuni lati tradizionali, dall'altra delle opportunità di investimento, perché abbiamo tanti investitori che altri, per altri settori anche di nicchia, vogliono venire nelle Marche. E poi abbiamo una legge che riordinerà il commercio, insomma abbiamo in cantiere davvero tante attività legislative che ovviamente come Giunta, a fianco appunto alla gestione amministrativa, stiamo mettendo in piedi in un disegno però generale, in un disegno di voler ricreare un ecosistema economico e industriale, artigianale, che sia favorevole a chi vuole investire, a chi vuole creare occupazione, a chi vuole tornare a vivere nelle Marche. Abbiamo scelto di iniziare dalla legge sulle start-up perché tra le varie emergenze, oltre a quella epidemiologica, che le Marche stanno vivendo e che è la più subdola delle emergenze, c'è l'emergenza migratoria di tantissimi giovani che dopo la laurea se ne vanno in un'altra regione, vanno altrove, e fermare questo fenomeno migratorio non si può fare a parole. Bisogna farlo con delle politiche anticicliche che motivino i giovani finanziariamente e anche come convenienza a rimanere nelle Marche dopo la laurea e magari fargli sentire un sistema che è compatibile, che è confortevole per chi vuol fare ricerca e innovazione, per chi magari ha del talento da sviluppare in un'idea. Siamo veramente in chiusura e ricordiamo che Rossini TV è una televisione a copertura regionale. Ricordiamo che stiamo parlando con il vicepresidente della Regione Marche, però in questo momento io la domanda la faccio all'ex vice sindaco di Fano, la faccio al fanese. Ogni tanto c'è la sensazione che la provincia di Pesaro sia un po' dimenticata. I giornali se ne occupano, noi ce ne occupiamo. Possiamo stare tranquilli che la regione non ci dimentica? Guardi, la Regione Marche penso che mai come questa volta è presente nella provincia di Pesaro, e personalmente ho quasi contattato e incontrato tutti i sindaci della nostra provincia, conosco abbastanza bene i vari problemi e credo che c'è un'attenzione davvero importante per questo territorio. Chi dice il contrario o mente o lo cerca di strumentalizzare per ragioni politiche o peggio ancora di partito dopo 30 anni di disastri fatti da chi ci ha preceduto. Credo che non ci sarà nessuna disattenzione, anzi nei prossimi mesi, nei prossimi anni ci saranno anche momenti importanti per il nostro territorio di rilancio, e ovviamente per quelle che sono le mie deleghe stiamo facendo delle progettualità sia di politiche industriali che di politiche economiche importanti per far ripartire il nostro sistema. La prendiamo come una promessa, insieme all'anticipazione sono le due cose con cui abbiamo aperto e chiudiamo la nostra chiacchierata. Siamo molto contenti di essere stati con Vi ringrazio molto io per questa opportunità. Grazie veramente tanto, e adesso siamo in chiusura di questa parte, abbiamo come sempre altri due ospiti che ci stanno già aspettando, per cui siamo a posto nel salutare l'assessore Mirko Carloni. Andiamo grazie. In pubblicità, grazie e ci buon sentiamo. Primo maggio. Grazie altrettanto. E ci vediamo subito dopo con il prossimo ospite, Lucio Zanca. Restate con noi. Ed eccoci di nuovo qua con il secondo ospite della nostra mattinata. Siamo qua con Lucio Zanca. Ciao Lucio. Ciao Paolo, ciao a tutti. Come stai? Bene? Bah,
Bene. A posto, non, in forma? Sì, dai. Allora, Lucio Zanca, abbastanza. Lucio Zanca, innanzitutto diciamo che noi abbiamo una scritta da mettere, ma talent designer, questo l'ho trovato sul tuo sito. È già vecchio. Vabbè, soprattutto sei qui come autore di Welcome to the Jungle. Sì. Ma prima, anche a te, il passaggio per il libro Personology. Devi sapere che questo librone, sul quale ho visto che hai dato subito un'occhiata interessata, pretende di proporre un profilo in qualche modo sulla data di nascita, sul giorno proprio, per cui è il linguaggio segreto delle date di nascita. Io ho scoperto, ma è facilissimo, che te sei nato il 27 febbraio, giusto? Esatto. È facilissimo, perché ormai la data di nascita sono il dato più noto per tutti. Il giorno della padronanza sulla realtà, questo dice il librone, i nati il 27 febbraio possiedono un fortissimo intuito per quel che riguarda i processi che muovono il mondo attorno a loro. Non lo sto inventando adesso, lo sto leggendo per la prima volta, e spendono una gran parte delle loro energie per arrivare a comprendere i fattori che stanno alla base della vita di ogni giorno, come funzionano le cose, perché le persone agiscono in un determinato modo piuttosto che in un altro, come volgere le circostanze esterne a proprio vantaggio. Sei abbastanza stupito da questa cosa, sì, che il librone delinea, sì, così? Sì. Allora, Costantino il Grande, tra i nati nello stesso giorno, John Steinbeck, Elizabeth Taylor e Joan Woodward è l'attrice moglie di Paul Newman, per ricordarla. Magnetico, abile, terreno sono i pregi, e con questo bel quadretto, magnetico, a questo punto possiamo anche cominciare la nostra chiacchierata. Beh, cosa devo commentarla? Ecco, se vuoi. Se beh, vuoi. Allora, è chiaro che si sono profili che riescono sempre a prendere qualche indicazione. Sì, effettivamente nella parte iniziale, quella della curiosità rispetto a quello che succede intorno, mi riconosco, certo, perché sono proprio molto molto curioso da sempre. Una delle prime cose che mi hanno contraddistinto, e forse anche le linee guida del fatto che poi attraverso questa curiosità, la raccolta di informazioni e saperle mettere insieme, ho creato diverse volte dei percorsi anche che per i più sembrano anche incredibilmente staccati uno dall'altro, invece proprio perché penso di avere questa capacità di raccogliere velocemente le informazioni e di avere un certo intuito sulle cose. Anzi, molto spesso quando parlo anche con mia moglie, lei mi dice: ma te perché le cose le vedi in anticipo? Io non so perché le vedi in anticipo, però forse perché sto attento. Esatto, infatti guarda, concordo con questa analisi. Guarda che sta roba va a finire così. Concordo con questa analisi, perché appunto, effettivamente... Che non so se è una fortuna, perché a volte io dico: ma porca miseria, ma vorrei anche... No, però... Se so come va a finire non mi diverto, però in realtà avere questo piccolo passo d'anticipo non è male. Tra i passi d'anticipo possiamo inserirci questo libro, di cui, se vuoi, cominciamo a parlare subito, magari facciamo anche qualche salto. Come vuoi. Per cui parliamo di questo libro allora. Welcome to the Jungle, benvenuti nella giungla. A chi lo dici benvenuti nella lo dico giungla? A tutti. Lo dico a tutti, ma in realtà è perché io lavoro dal 2013, sono 8 anni che lavoro con i giovani che entrano nel mondo del lavoro, quindi tu hai trovato talent designer nel mio libro perché non ho avuto il tempo di modificare. Però è bello talent designer. sì, è carino, anzi possiamo anche dire come è nato da un lavoro, a proposito di intuizioni, perché è nato da un lavoro aziendale dove il proprietario mi aveva chiesto di aiutarlo a riposizionare nel team i vari ruoli, perché si veniva dopo il 2009, quindi molte aziende sono state molto attente a licenziare perché i soldi erano di meno, e quindi licenziare in ogni caso è, oltre che una cosa emotivamente non semplice a prescindere, e in più anche economicamente molto spesso, insomma, sono degli impegni importanti. Allora questo imprenditore aveva avuto proprio l'intuizione di dire: ripartiamo da zero e vediamo se magari le persone, mettendole in altre posizioni, magari rendono di più, perché non è vero che tutti possono far tutto. Qui c'è un grande equivoco anche nella formazione in generale, no? Tutti possono far tutto, è la più grande bufala che esista, e invece tutti possono fare il proprio massimo nel momento in cui in qualche modo trovano il posto corretto. Quindi per esempio non è vero che tutti possono guidare un team, mentre ci sono tanti che possono stare molto bene dentro un team e quindi rendere molto bene in un team organizzato. Certo. Sono due cose diverse, due figure, posizioni, problemi. E insomma, abbiamo fatto questo lavoretto, era un piccolo team, quindi è stato anche abbastanza agevole e divertente.
E poi, ecco, la cosa è venuta bene. E lui, alla fine del lavoro, mi ha detto, ma tu sei proprio un designer del talento. Perché senza fare tanti discorsi, intuisci immediatamente quello dove uno è un po' più portato, senza tanti test strani, la roba pratica. Ma scusa, ma te quando fai una riunione con gli altri riesci a gestirla? No, allora mi sembra che stai nel team. Perché se ti impaurisce a gestirla, non sei adatto a gestire un team. Puoi avere tutte le competenze che vuoi, ti metti di là con le tue belle competenze, diventi una grandissima risorsa piuttosto che un problema, perché non è tuo, non è perché non ci sono delle cose. E da lì ho detto, però è simpatico questa cosa del designer del talento, e ho detto, vabbè, l'ho inventato, fra l'altro l'ho anche registrato. A me mi ha colpito infatti questo fatto qui, andando sul tuo sito, tra l'altro invito chi è curioso ad andare sul sito luciozanca.com. L'ho registrato perché ho detto, è carino, me lo registro. E poi è bello perché me lo chiedevano tutti, no? Sì, sì. Ma che percorso si fa per talent designer? Ecco, non lo so, perché sono l'unico. È l'unico e l'originale, infatti, quindi non si può copiare. In qualche modo, insomma. E quindi vabbè, poi dopo, in realtà, dopo questo passaggio che è stato intorno al 2012-2013, poi dopo, adesso... Principalmente mi occupo di sviluppo di carriera, quello che si dice career advisor, e poi mi sono specializzato nelle competenze trasversali, quindi aiuto le persone a migliorare quegli aspetti specifici legati a un certo tipo di posizione professionale che possono fare crescere, consolidare o comunque permettere di stare comodi in una certa posizione, un certo ruolo. Io sono sicuro che qualcuno a casa, anzi molti a casa, vedendoti in video, hanno detto, ah, vada Lucio, perché sei un personaggio, sei un personaggio molto conosciuto in città e non solo. Però per quelli che invece si domandassero perché sei venuto ospite qua, io volevo anche ripercorrere un pochettino di storia, senza andare chissà dove. Allora, nella nostra storia, tra l'altro, nella tua storia c'è anche un po' di mia storia, soprattutto per alcuni elementi comuni, per esempio Bruce Springsteen, che è stato... ed è ancora oggi in qualche modo un riferimento musicale e non solo, ma ci sono anche tanti altri momenti, no? E in ogni caso la tua storia è una storia che andrebbe studiata, perché tu parti come manager di una squadra sportiva, la Scavolini, tra l'altro, lo possiamo dire, e testi in qualche modo, mi piace immaginarmelo così, tutto quello che avevi fatto anche con una sfida enorme, che era quella di far risollevare la squadra di Milano da un momento difficilissimo, dopodiché prendi, dici ok, ho dato, non mi diverto più, e insomma raccontacelo te un po'. Ma in realtà è così come le racconto, però non è stato un momento, cioè nel senso che e i miei 20 anni da dirigente sportivo sono stati molto importanti nella mia formazione personale, perché comunque lo sport, prima di far dirigente, fra l'altro, ho fatto anche allenatore, tra l'altro in una bellissima annata che abbiamo fatto la finale scudetto, la famosa finale scudetto di McLeod col De Bella scazzottata, me la sono vista tutte le cose, che ero l'assistente di quel mito assoluto che è Valerio Bianchini. Ecco, da Valerio Bianchini ho imparato un sacco di cose. Si potrebbe scrivere un libro solo su quello che si è imparato da un personaggio di quella caratura. E poi dopo, dalla scrivania, ho fatto questo giretto un po' per l'Italia, mi sono tolto delle belle soddisfazioni, perché sai... Comunque qui a Pesaro c'era sempre il problema che quando le cose andavano bene non era merito mio, quando andavano male era colpa mia. Sì, io dopo un po' mi sono stufato, per dire la verità. Va bene tutto, ma c'è un limite alla decenza. Credo, no? Nel senso, ma è normale, anch'io probabilmente dall'altra parte. Io infatti non ho mai fatto polemiche, non ho mai risposto sui giornali, non ho mai detto niente, sono uno che si fa i cavoli propri. Però ho detto adesso va bene, allora adesso me ne vado e vediamo come va. Perché magari sono scarso per davvero, cioè, perché finché non esci dalla stato di comfort non sai. Certo. E effettivamente proprio così scarso non ero, ecco, in quel lavoro. Esatto. Tanto è vero che è stata un'escalation molto interessante sotto tutti i punti di vista. E quando sono arrivato a Milano, subito, quasi dal primo momento, mi sono reso conto che io avevo un desiderio basta, dentro, che era quello di vincere lo scudetto. Perché non avevo chissà quale ambizione di andare avanti per 50 anni. Quindi ho detto, ho fatto la piccola società e l'ho portata, ho fatto le grandi società, ho visto i casini, ho fatto tutto, quello che mi manca, 4 finali, 5 finali, mi piacerebbe vincere un scudetto e poi basta.
perché ritenevo che il circo. Mi sono reso conto che facendo la start-up di un club che veniva appunto da un periodo sicuramente molto complicato, al di là che c'erano le risorse economiche, c'era tutto, però era veramente una ripartenza da zero di quelle vere, cioè da costruire tutto. Quindi è stato un anno molto impegnativo dal punto di vista, su tutti i punti di vista, anche perché la città grande fagocita, cioè è una cosa diversa, no? Quindi è vero che io ho girato, però Pesaro, Bologna è una città che conoscevo benissimo, perché ci avevo studiato, perché ci avevo allenato e perché c'ho una marea di amici. Montegranaro è una realtà diversa ancora, però sicuramente più friendly, come dire, no? Certo. Milano arrivi in un contesto dove hai bisogno di ritrovare un po' di riferimenti, perché è veramente una città che ti fa gocita come tutte le città grandi, o ti disperde, cioè, sì. dipende. E quindi alla sera mi succedeva che tutte le sere pensavo, ma è proprio quello che vuoi fare ancora? Perché è vero che sei, io definivo, in un ruolo di Kashmir per stare nel tema, no? Perché eri ovattato in un ambiente eccezionale, certo, con persone meravigliose, perché tutte le persone che lavoravano nel club, anche se magari non ci si è andato d'accordo, che può succedere dal punto di vista professionale. Per capirci, parliamo dell'Armani Sì, parliamo dell'Olimpia Milano, l'attuale Armani Jeans. Però è stato importante perché comunque in ogni caso quell'anno lì abbiamo gettato le basi e anche il gruppo Armani ha capito tante cose in quell'anno lì. Tante cose che io ho cercato di risolvere, ma che magari non si è riuscito a fare tutto subito, però abbiamo fatto la finale, che non si faceva dal 1996, quindi ho detto va bene, lo scudetto non l'ho vinto, la finale però l'abbiamo portata a casa, forse è il momento buono di pensarci bene. Era un percorso che non è nato a Milano, certo. Cioè, io avevo fatto tanti anni di corsi proprio per migliorare la mia capacità di fare il manager, avevo fatto delle cose specifiche. Certo. E quindi mi ero appassionato di diverse cose, avevo visto che la comunicazione proprio come metatema mi interessava molto, mi interessava molto fare conferenze, mi piaceva fare certe cose che mi appartenevano anche in qualche modo, quindi da fuori può sembrare una rivoluzione, in realtà è stata una evoluzione, normale evoluzione, certo. Era arrivato il momento di andare lì. Dopo avere il coraggio di lasciare il posto di carica per prendersi le ciabattate in faccia in un mondo, magari la possibilità di prendere le ciabattate in faccia, quello è un altro discorso. Anche perché a 42 anni, quindi ormai sono quasi 12 anni, sai, è vero che hai guadagnato bene, è vero che è tutto tranquillo, però non puoi sbagliare. Cioè non è che puoi dire adesso vediamo cosa succede. No, non può, anche perché come sono fatto io non mi piace proprio perdere, è una cosa che non rientra nelle mie... Certo. Allora Lucio, io che tengo sott'occhio l'orologio, a questo punto ti pongo davanti a due possibilità. Cominciamo a parlare un po' più approfonditamente del libro, oppure continuiamo a raccontare la storia? No, dillo te, il libro, anche perché cioè, secondo me il libro è il punto d'arrivo, per cui rischiamo sennò di lasciare i telespettatori sospesi. Parliamo un attimo del libro, allora, anche perché è un libro appunto che si rivolge a tutti, ma in particolare si rivolge ai giovani, nasce da uno stimolo, se vogliamo, anche che tu hai avuto dai giovani, dai tuoi allievi, tu sei docente dell'Università di Bologna. E durante queste docenze mi dicevi che ogni tanto, anzi dopo un paio di lezioni, scappava fuori la domanda, no? Sì, e la domanda era ma adesso, ma come facciamo? Come facciamo? Allora questo libro io l'ho interpretato come una sorta di cerniera tra il mondo della scuola e il mondo del lavoro. Esattamente. Cioè, è importante che chi esce dal mondo della scuola esca con le idee abbastanza chiare su se stesso e con le idee altrettanto chiare sul mondo del lavoro, in modo da trovare questo famoso inserimento di cui parlavi. E detto così uno dice, oh mamma mia, un manuale... No, molto divertente. Ci sono le figure! Pieno, perché parla ai giovani... Già con questo... c'è qualche figura. Dai, raccontaci bene questo libro, dai. Allora, è un libro appunto che ha... è un manuale perché con Feltrinelli si è deciso di prendere questa linea, perché era... è più semplice, poi perché è operativa, no? Quindi metti in mano ai ragazzi il fare, piuttosto che dire come si fa, è una sorta proprio di dialogo con i ragazzi, anche la modalità è molto, molto diretta, perché i ragazzi non hanno bisogno che parli di loro,
hanno bisogno che parli con loro. È una cosa, certo, molto diversa. È una distinzione sottile, sono, ma importante. Una distinzione sottile. Molte persone invece, quando parlano con i ragazzi, parlano di loro, quindi con le proprie modalità, cioè, e non scatta una linea comunicativa, non, certo, scatta, non può scattare. Primo, perché sono antropologicamente diversi. Cioè, se io parlo con mio figlio, io mi sono accorto che mio figlio è un altro essere umano, non ha niente a che vedere con me, perché quelli nati intorno ai 2000 hanno un modo di vivere, un modo di affrontare le cose, di anche pensare, che non c'è nessun tipo di collegamento con noi, certo, o perlomeno molto pochi. E quindi lì si interrompe lo schema, perché se tu non riesci a comunicare in un certo modo, quindi il libro è stato studiato nei minimi particolari, forti di 8 anni di esperienza, e quindi con, ok, quindi come lo facciamo? Come lo fareste? Cioè, anche come fare lezione. Io quando faccio lezione mi fermo e sempre dico, come sto parlando, vi è chiaro o devo dire un'altra volta, in un altro modo, come vorreste voi? E in 8 anni ho tirato fuori tanto, certo. Io ho veramente un lavoro enorme di ricerca, potrei veramente anche fare un trattato di sociologia volendo, pur non avendo l'ambizione di farlo, certo. Oppure potrei dare a qualcuno che potrebbe studiarlo, perché ho conosciuto migliaia e migliaia e migliaia di ragazzi direttamente, quindi non così, ogni tanto li vedi, ci parli. E quindi il manuale è stato studiato, fra l'altro è stato anche illustrato da 2 ragazzi di 20 anni del liceo artistico, presi al liceo artistico di Pesaro. Cioè, perché? Perché quando sono andato alla Feltrinelli a raccontare il progetto, che comunque non è nato oggi, anche questo è una cosa, certo, che avevo in testa già dal 2011, dal primo viaggio in Namibia, dove sono andato a studiare i boscimani, dove sono andato a studiare i comportamenti degli animali, perché c'è un percorso che si chiama Push Culture Experience, che lo fa fra l'altro Gianluca Massalini, che è un professionista di Pesaro, dove si va proprio a studiare quei comportamenti lì per poi fare i collegamenti col mondo del lavoro, comunque con le abilità. Ed è una cosa molto forte, funziona molto bene. E quando ho parlato quello che volevo fare, quindi riportare il metodo che avevo sviluppato in università, perché l'università, quando tu vai a fare qualcosa, a prescindere che tu sei un professore vero o un docente, perché c'è differenza, no? Io sono un docente a contratto, certo, per dei laboratori specifici, comunque ti richiedono un certo tipo di standard e anche dei tools precisi, non è che tu puoi andare lì e parli quello che ti pare, e deve esserci anche una sorta di linea metodologica didattica. E quindi sono riuscito a codificarlo, una cosa che per loro funziona molto, certo, bene. Ed è stato un parte riportato lì dentro, e il metodo si chiama Spoiler Box. Spoiler Box, che poi ti spiegherò perché. Ah, sai che non ce la facciamo? No? Non ce la facciamo, perché qui il tempo vola, io lo sapevo già che avremmo avuto talmente tante cose. Esatto, infatti è quello che ti stavo per dire questo. Trova il modo di fare una sintesi proprio da 1 minuto e mezzo per chiudere questa parte che riguarda, guarda, il libro, e poi però dopo ci dobbiamo assolutamente rivedere, per cui Allegro, noi ce la teniamo in testa, ma già ce la mettiamo in agenda. Guarda, perché il libro è proprio uno strumento per avere delle linee guida per progettare con una certa sicurezza il proprio futuro, ed è indicato per quei ragazzi che già hanno qualche idea e devono, o comunque una passione, e devono mettere a fuoco come muoversi, per quelli che hanno più idee e quindi sembrano sbagliati ma non sono sbagliati, devono semplicemente fare un'operazione di taglio e cucito, oppure chi ha solo studiato e quindi si ritrova e dice adesso cosa faccio, e lì è un'operazione di riordino diverso. Qui ci sono delle linee guida pratiche, praticissime, dove uno può incominciare a dire ok, allora non sono sbagliato, anzi vado a studiarmi il mondo del lavoro, la giungla, e io mi prendo la responsabilità di creare il collegamento. Perché la cosa bella è questa, cioè che ho scoperto che i giovani hanno in mano delle potenzialità incredibili proprio per essere loro proattivi rispetto ad aspettare che qualcuno li sorregga. E noi questo dobbiamo fare, lo dobbiamo spingere, perché loro sono molto abili a farlo. Perfetto, il libro è pubblicato da Feltrinelli, si trova comunque si trova in tutte le librerie, per cui anche se in questo momento ci stanno ascoltando qualche zia, qualche mamma, qualche nonna, potrebbe essere il regalo giusto da fare ai vostri nipoti e ai vostri figli. Torneremo sicuramente a parlare sia del libro ma soprattutto di questa storia che tu hai avuto, che ti ha portato al libro, perché credo che sia significativa per raccontarla così, per raccontare un po' i fatti nostri, ma ci sia proprio una storia significativa per lo sviluppo di un certo tipo di ragionamento, un certo tipo di approccio che
tutto il mondo del lavoro ha avuto e sta avendo verso tutte le novità che stanno invadendo e speriamo sempre di più invaderanno la nostra vita. Lucio, io ti ringrazio, grazie mille per essere stato con me e per averci raccontato questa cosa. Grazie abbiamo a tutti. Concluso anche questa chiacchierata, siamo pronti per il terzo ospite della giornata, che è Ioanna Perakis, che ci racconterà una sua idea, una sua invenzione. Fermati lì un attimo, perché io prima racconto gli esiti del nostro sondaggio. Pranzo in casa 71%, al ristorante, pur se all'aperto, 29%. Noi facciamo sempre un sondaggio. Ringraziamo e salutiamo chi ci segue dai social: Samantha, Marcella, Arianna, Filippo, Giovanni. Ricordiamo la app di Rossini TV, che vi permette di avere la televisione in tasca. Andiamo con la musica di pausa. Orange Lem e il gruppo The Elegant 2008 è il titolo della canzone. Ancora un gruppo locale, ancora una proposta di Rossini TV. Restate con noi, ci vediamo fra pochi minuti.
Allora, siamo col terzo ospite, Ioanna Perakis. Ciao, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno Ioanna. Allora, per sdrammatizzare subito, io vado a vedere nel libro che cosa dice sui nati il 19 luglio, che è una data che non posso dimenticare, perché come ti avevo accennato l'altro giorno, sì, è la data di nascita, tra l'altro, della mia mamma. Allora, il 19 luglio, il giorno del movimento controllato, temi ricorrenti nella vita dei nati il 19 luglio sono movimento, gratti e forma. Guarda, leggo solo questo, non vado neanche avanti. Per cui già, bello, mi sembra che sia una bella, un bel inizio. Tra i nati lo stesso giorno abbiamo Brian May dei Queen, abbiamo Francesco Moser, il famoso recordman della bicicletta. Tra i pregi, aggraziata, consapevole di sé, emotiva, vedi, emotiva, che ci siamo, vedi che ci siamo. E allora, come ti dicevo prima, per togliere ogni emotività, facciamola facile, dimenticati che ci sono le telecamere. Stiamo chiacchierando noi due e chiacchieriamo di questa tua grande invenzione. Perfetto. Questa Vittisari, che già di suo merita due battute su come è nato questo marchio, questa definizione, insomma, no? Vittisari è l'unione dei nomi diminutivi delle mie figlie, che adoro, Vittoria e Sara, che io chiamo Vitti e Sari, e quindi quando ho deciso di realizzare la mia idea e poi le mie idee, ho deciso di dare il nome delle mie figlie, l'unione del nome delle mie figlie, il marchio chiaramente registrato. Hai registrato questo marchio per questo prodotto e per questa linea di prodotti, più che per questo singolo prodotto, però tutto nasce da questo episodio che mi hai anche raccontato, no? Da questo fatto che tu non hai mai avuto grossi problemi di temperatura, vai al mare, stai in acqua, sono una lucertola. Esatto, non hai mai avuto problemi, anche perché hai questa abitudine di entrare e uscire dall'acqua, insomma, sì, come fanno tanti pesaresi, soprattutto io me lo ricordo, lo facevo da bambino, no? Questo è un comportamento tipico anche dei bimbi che stanno sempre, anzi i genitori devono dire, ma soprattutto esci con la testa sott'acqua, perché è dalla testa che viene proprio il caldo. Esatto, no? E allora, capito, questo fatto di tenerti sempre in temperatura non ti aveva mai creato problema, esatto, e non ti era mai venuto in mente niente. Poi un giorno cosa è successo? Un giorno, proprio un caso fortuito, appunto dovuto al mio grandissimo amore per il mare, la mia passione proprio per il mare e per il sole, io avevo pochissimo tempo, quindi non avrei potuto né fare la doccia né bagnare i capelli, dovevo incontrarmi con mia figlia Vittoria a Bologna. Era pieno agosto, era luna, avevo quella mezz'oretta di tempo, tre quarti d'ora prima di dover partire, per cui ho messo un bel vestitino sotto un costume e ho detto vado una mezz'oretta al mare e poi parto direttamente. Come mi sono sdraiata sul lettino, per la prima volta in vita mia, la parte del viso o della nuca, a seconda di come mi posizionavo, ha cominciato proprio a sudare. Fatto sta che innervosita, per la prima volta proprio veramente in vita mia, mi sono innervosita al mare, e mi sono alzata perché non potevo, appunto non avevo tempo di farmi una doccia, e andando alla macchina ho pensato no, adesso io mi devo inventare un quid che possa far sì che ci si possa godere il caldo e il sole anche se si hanno 5 minuti, se non si vuole rovinare la piega dei capelli, se non si vuole bagnarsi la testa. E così io sono sempre stata molto inventiva, e anche nelle piccole cose ho sempre cercato di trovare marchingegni utili per appunto migliorare diciamo la vita, migliorarmi la vita, perché lo facevo per me. Praticamente hai scoperto, hai capito, prima di tutto hai capito che il mare è caldo e poi hai capito perché gli altri ogni tanto sbuffano, esatto, eccetera, si alzano, lo spruzzino, vanno a farsi la doccia, e ho cominciato a osservare. E allora, appunto, avendo capito non solo che è caldo, ma che c'era molta gente che lo soffriva questo caldo, hai pensato di inventarti una cosa non solo per te, per dire se mi ricapita, perché poi te eri quella forse che continua, sì, ad averne meno bisogno, sì, perché poi le tue abitudini continuano a essere quelle di andare in acqua, sì, e tutto il resto, sì, ma per tutti quelli che invece sto caldo lo soffrono. E siccome l'attenzione, che mi hai già detto prima, è molto sulla testa, l'idea è appunto di creare un cuscino che risolva il problema. Esattamente. E questo è quello che stiamo vedendo qua. E questo è il cuscino appunto che ho realizzato. Prima l'ho ideato, l'ho brevettato, perché ho visto che appunto dopo una ricerca di anteriorità non è risultato esserci stato un cuscino che potesse rimanere fresco sotto i raggi diretti del sole. E quindi l'ho realizzato, il cuscino che vediamo è questo, l'ho realizzato prettamente con materiali nautici, perché chiaramente ho preso spunto dai cuscini del motoscafo, certo, perché chiaramente al mare sono più eleganti, più resistenti, più lavabili, e il cuscino è interamente nautico, quindi è cucito con filo nautico, poi si vediamo può... Intanto che parliamo, la regia sta mandando in onda, esatto, le immagini che sono prese dal sito della presentazione.
si può attaccare al sdraio e lettini, oppure lo si può mettere anche per terra, sulla sabbia, perché appunto non ha nessuna problematica, sia con la cima nautica, quindi che si può legare ovunque si voglia, anche con un bel nodo nautico, oppure con i fori realizzati proprio per gli stabilimenti balneari, che chiaramente vogliono un cuscino ben ancorato al lettino e amovibile. Voglio sottolinearla questa cosa perché dice molto dell'attenzione, del livello di attenzione per le cose di Ioanna. Allora, tu hai fatto questo cuscino e l'hai fatto con una corda, con una cima nautica, e questa cima nautica serve per poterlo portare e per poterlo mettere e appoggiarlo. Esatto. Però ti sei detta anche attenzione, perché questo è l'uso privato, è l'uso magari in un albergo, una cosa del genere, ma negli stabilimenti balneari dove c'è un grosso movimento, c'è chi va e c'è chi viene, sarà meglio inventare un sistema per ancorarlo al lettino. Certo, questa è stata il passaggio, perché io ero partita invece con la cima nautica, che mi sembrava molto carina, molto elegante, e anche il nodo nautico, una gassa adamante, cioè era proprio carinissimo. Più marinaro. Poi invece ho visto, appunto, sono arrivata chiaramente vedendo le esigenze, ho realizzato, seguendo appunto le esigenze che mi venivano richieste, un quid che potesse appunto... E ci sono queste due. Esatto. Linee. Dopodiché allora, chiaramente li ho realizzati. Ah, devo far vedere una cosa, sì, l'interno. Esatto, infatti lì volevo arrivare. Cioè, abbiamo parlato del materiale esterno, sì, abbiamo parlato di tutto, ma il trucco dov'è? Perché questo cuscino è refrigerante ed è unico, è brevettato? Allora, il materiale che ho usato internamente è un materiale a celle aperte che è assolutamente traspirante, che non ha nessuna problematica con l'acqua e che fa passare l'aria. Infatti ci tengo a dire che il cuscino, anche senza elemento refrigerante, è strepitoso così perché è piacevolissimo e fa passare l'aria, quindi non blocca il passaggio dell'aria, quindi nelle giornate non calde è assolutamente piacevole così com'è. Poi però, grazie al materiale interno, grazie al materiale esterno, nelle giornate caldissime abbiamo creato una piastra, abbiamo trovato una piastra ad hoc, una piastra eutettica sarebbe in termine specifico. In realtà sono io lo chiamo ghiacciolone, sì. Sono quei ghiaccioloni che si usavano, ho preso spunto da quei ghiaccioloni che si usavano nei mini frigo, cioè quei frigo da portare. I siberini. Chiaramente ne abbiamo dovuto creare uno che avesse determinate caratteristiche esterne ed interne e inserito in questa appunto apposita tasca, le faccio vedere. Benissimo. Rende il cuscino fresco per 2 ore nella peggiore delle situazioni termiche, quindi sotto i raggi del sole, per esempio io l'ho provato ma non sto mai all'ombra quando vado al mare, io sto sempre sotto i raggi del sole. Sei la tester giusta. No. Quindi 2 ore nella peggiore delle situazioni termiche, 2 ore circa sotto i raggi diretti del sole e nelle ore più calde. Poi chiaramente se una persona sta all'ombra o se il clima è più mite dura più a lungo. Certo. Alla fine, quando appunto l'effetto refrigerante non c'è più, basta riprendere la piastra, che oltretutto è anche molto maneggevole, e riporla in un normale freezer, freezer dei gelati, il freezer di casa, in modo che si riprepari, si ricongeli e si riprepari per l'uso successivo. Il metodo è lo stesso dei siberini praticamente. Il metodo è lo stesso identico dei siberini. L'idea è appunto quella, però la particolarità sta tutta nella ricerca speciale di tutti i materiali, perché mi sono dovuta avvalere anche dell'aiuto di un chimico, in quanto veramente, cioè perché sotto i raggi del sole un siberino sprigionasse tutto il fresco passando attraverso vari tessuti è stato veramente complicato. Certo. Oltretutto quel tessuto interno non solo fa uscire tutto il fresco, ma quando nessuno vi appoggia, quando nessuno non si appoggia sul vi si appoggia, il cuscino diventa tutela, cioè il materiale interno tutela dai raggi del sole la piastra eutettica, il siberino, per cui è proprio la protegge, quindi per questo motivo il siberino riesce anche a rimanere per varie ore fresco. Esatto, è stato un bel lavoro. Naturalmente l'aiuto del chimico serve anche per la scelta dei materiali, tutti i materiali testati, asettici, sicuri. Addirittura il materiale interno che uso è testato da istituti svizzeri, perché appunto era inizialmente usato nei frigo per non far ammuffire gli alimenti. Successivamente adesso viene usato per il suo potere traspirante anche nei materassi all'avanguardia per dormire, quindi
sono materiali assolutamente strepitosi. Ed è tutto pronto per la commercializzazione? È già tutto pronto per la commercializzazione. E, ci sono questi modelli, mi dicevi, questi due modelli diciamo principali, che sono quello con la cima nautica per uso privato o per grandi strutture, diciamo per, sì. Diciamo per essere chiari, per posti dove nessuno se lo porta via, ecco. Esatto, tanto qualcuno esatto. Dovrà pur dire che il senso era questo. Mentre questo. Nei posti dove c'è questa possibilità che uno distrattamente lo metta nella borsa, allora c'è anche il sistema di ancoraggio. E poi non solo, devo specificare che ho realizzato il cuscino anche sempre con gli stessi identici materiali, però in modo tradizionale, mm-hmm. completamente chiuso per gestori balneari, che appunto a cui piacevano tantissimo i materiali, perché appunto sono assolutamente innovativi, però non volevano tutto avere il tutto il meccanismo del... che comunque di organizzazione perfetto. Che ci vuole per altro discorso. E i modelli sono due, uno è così molto semplice e l'altro invece è leggermente più rifinito, su una richiesta proprio di un gestore di uno stabilimento balneare, perché dopo appunto ho imparato, sto imparando, anche se io sono sempre stata una chiacchierona, sto imparando che l'ascolto è una cosa alquanto preziosa. Certo, è molto importante, poi soprattutto quando ci si rivolge a un mercato che in qualche modo non c'è in quel momento e che bisogna inventare. Esatto. Per cui è quello che ti arriva è tutto prezioso. Certo. È un'indagine di mercato gratuita. Un'indagine di mercato, e poi da lì sì, che ho fatto personalmente. Certo. E poi da lì dopo ho cominciato a realizzare sempre prettamente con materiali nautici e anche cuscini su misura per esterni sempre. Certo. E quindi vedo che anche per motoscafi, quindi vedo che piano piano sto prendendo piede. Molto bene. E poi tra l'altro so che hai fatto anche qualcosa per gli animali. Sì, esattamente. Ho pensato che questo cuscino poteva essere idoneo anche per i nostri amici a quattro zampe e quindi l'ho realizzato con un materiale sempre tutto è identico, certo. Solo che il materiale nautico è antistrappo. È un pochino più resistente. Esatto. Si può sempre trasportare facilmente legando le due cime insieme, quindi a tracolla come se fosse certo. Una borsa, ed è identico a quello che ho fatto per noi. Sul tuo sito ci sono i riferimenti per contattarti e ci sono anche i link per andare sullo shop online, dove ci sono anche altri prodotti. Esatto. Perché la tua creatività non si è fermata lì. No. Hai preso il via e non ti sei più fermata. Ho preso il via, sì, è vero. Notti insonni a studiare i materiali e a ideare, a disegnare, però notti piene di adrenalina, devo dire la verità. decisamente. Li vediamo anche a video, però ce li hai portati anche qua. Anche qui, ho realizzato delle mini bag unisex, quindi vedete una nera, bianca e grigia per il momento come colore, realizzate anche queste interamente con materiali nautici, hanno una chiusura sempre con cerniera nautica, i moschettoni sono nautici, la cima è nautica, quindi anche se si fa, l'ho ideata soprattutto per le passeggiate al mare, nel senso che per avere sempre l'essenziale con sé, ma non solo per quello, perché tante volte io vedo che ho tantissime borse e se devo prendere velocemente un cellulare è un disastro, invece così ho sempre l'essenziale, quindi cellulare, chiavi della macchina e quanto altro, appunto a portata di certo. Mano. Può funzionare anche come borsa da mettere dentro la borsa, per metterci anche, l'essenziale, anche, in modo che quando poi si arriva lì si estrae e si sa che dentro c'è tutto quello che serve e il resto poi magari la borsa quella grande la si lascia lì. Sì, con tutto e poi è carino anche perché ora si può portare in 5 modi diversi, non so se si può vedere nel video, nell'immagine. Allora sì, si vede al collo, a tracolla, e, va bene come borsetta, chiaramente, borsetta anche con due manici, perché si può giocare con la cima nautica. E poi la cosa più carina è che tirando in avanti tutta la cima nautica ed aprendo i moschettoni, la si può legare in vita, farla passare come una cintura, farla passare nei passanti, certo. E legarla ai passanti. Diventa una specie di marsupio. E legarle ai passanti di pantaloni. Marsupio esatto. Flottante. Sì, sì, sì. Guarda, sì. Siamo quasi in chiusura, però ho visto che c'hai anche dei portafogli. Ho anche dei portafogli molto, molto carini che adesso devo trovare perché sono stati seppelliti. Davanti, ecco qui ho preso lo spunto. Tutto realizzato sempre in materiali nautici. Ci sono appunto, sono dei portamonetini anche tascabili, portacarte e portamonetini. Ci stanno quattro carte, ma anche di più volendo. Comunque ci sono quattro tasche. E poi qui. Mi è stato d'aiuto il ricordo del portamonetino del mio nonno. Andavano una volta a molla, ricordo, in modo che si possa mettere sia carte che monete. Certo. E quindi è tascabile, ho pensato che potesse essere molto utile, ma anche per un ragazzino che ha sempre i soldi nei pantaloni e che alla fine li perde perché gli cadono.
E poi lui, e l'ho realizzato, anche questo li ho realizzati bianco, nero e grigio. E poi ho realizzato anche questo, sempre, io sono sempre partita appunto dalla quotidianità. Certo. E ho visto che avevo dei piccoli problemi della quotidianità. Avevo, io ancora ho per esempio la vecchia carta d'identità. Anch'io la lascio sempre a casa perché non sta da nessuna parte. Quella esatto. E purtroppo la mettevo in quelle bustine di plastica, ma si rovinava tutto, era brutto a vedersi. E che ho pensato di realizzare una semplice lineare bustina, sempre in materiale nautico, quindi impermeabile, certo, dentro il quale si può porre sia la carta che sia un'altra tipologia di documenti. Io addirittura ci ho messo anche una chiave gigante che mi serve, che ho sempre portata di mano. Sì, sì. Abbiamo una linea completa che è una meraviglia, insomma. Poi aumenterà piano piano, adesso per il momento siamo arrivati qui. Dai, molto bene, credo che insomma abbiamo dato una bella panoramica di questa bella novità e soprattutto abbiamo fatto conoscere te come autrice. Grazie. E secondo me come storyteller, perché tu hai una abilità nel raccontare la storia di come ti nascono queste idee che identifica molto anche la tua creatività e la tua personalità. Ti ringrazio perché qualche maschietto invece mi accusa di essere una gran chiacchierona. Ma gli storyteller sono prolissa, non ho il dono della sintesi. Chi racconta storie deve essere un chiacchierone, se no come facciamo, insomma, no? Bene. Bene, niente, allora Ioanna, io ti ringrazio per essere venuta a raccontarci tutte queste cose, a farci vedere soprattutto tutte queste cose, ti auguro la miglior fortuna possibile per la tua impresa commerciale, perché è un'idea che mi piace, che merita e che seguiremo anche. Abbiamo detto i siti dove si possono trovare? Sì, sì, diamo abbiamo detto, lo ridiciamo così proprio. Guarda, li hanno messi già un paio di volte. Esatto, il cuscino è delucidato in www.vittissari.com, che a seconda della telefonia dell'utente è in italiano o in inglese. Se un italiano lo vuole vedere in inglese, a www.vittissari.com deve aggiungere /n. Invece ho creato anche un mio negozio online dove troverete tutti questi prodotti e quello appunto è www.vittissari.myshopify.com. Ovviamente c'è il mio numero di telefono, potete tranquillissimamente contattarmi e per Pesaro, se volete contattarmi, chiaramente così ci saranno anche le piccole spese di spedizione in meno. Esatto. Che chiaramente si può avere addirittura il contatto diretto. Esatto, bene, esatto. Direi che insomma, dai, poi tienci informati, facci sapere senz'altro come sta andando. Ti ringrazio vivamente proprio, ringrazio tutti gli spettatori, i telespettatori per l'attenzione. Grazie a te, grazie a te. Abbiamo concluso anche oggi la nostra giornata, c'ho niente da aggiungere, nient'altro se non appunto ancora una volta ringraziare. Guarda, oggi voglio ricordare anche che sono stati con noi Mirko Carloni, assessore vicepresidente della Regione Marche, Lucio Zanca, talent designer, autore di Welcome to the Jungle, e Ioanna Perakis, qui con noi ancora con la sua linea Vittissari. Grazie mille, grazie ancora. Ci vediamo lunedì, comincia un altro mese, il mese che ci porterà alla conclusione di questa prima stagione vincente, direi, di Casa Rossini. Grazie a tutti, non mancate a nessuno degli appuntamenti, ma restate, per non sbagliare, sempre di fronte al televisore a seguire la programmazione di Rossini TV. Grazie ancora, buon fine settimana, buon primo maggio.